Allora, gangbang è un sistema che è entrato nella nostra quotidianità ed è entrato in maniera invisibile, non ce ne accorgiamo. Vi potrei fare mille esempi di come la nostra vita è cambiata e progressivamente abbiamo dato quasi per consolidato il fatto di vivere una vita a rate. C'era un tempo in cui i nostri nonni dicevano non ce lo possiamo permettere e quindi accumulavano. Oggi è cambiato completamente il paradigma. Oggi sembra che tutto sia possibile e tutto sia possibile a tutti. Come? Attraverso le rate, attraverso comode rate. C'è sempre un'offerta commerciale che vi rende possibile qualsiasi cosa in comode rate. E la parola magica è quella: tu puoi avere e lo paghi che nemmeno te ne accorgi. Allora, a furia di andare avanti con questo stratagemma lessicale, noi ci stiamo indebitando oltre misura. E allora abbiamo due leve, che sono le due leve principali del sistema gangbang. Da una parte la compressione dei diritti, su tutti il diritto del lavoro, e dall'altra parte c'è invece l'allargamento, la disponibilità infinita ad avere dei prestiti. Cioè, allora, l'Italia avrà tanti problemi, l'Italia avrà tante insicurezze, l'Italia avrà tante criticità. Ma noi siamo sempre stati un paese da G7 e quando si dice che il debito pubblico, la spesa pubblica è eccessiva, ricordatevi che vi hanno ingannato sempre con uno stratagemma. E io vi chiedo scusa perché anch'io ho sbagliato, petoveniam, anch'io ho sbagliato perché anch'io ad un certo punto credevo che le ricette liberiste potessero aiutare questo paese. E non è vero. Non è vero, perché quando si parlava del debito italiano bisognava dire che a fronte di un debito pubblico elevato c'era una ricchezza privata assolutamente da record mondiale. Noi avevamo una ricchezza privata che tutti ci hanno invidiato, infatti vengono a fare la spesa in Italia sia come asset industriali e sia nei vostri portafogli sia nei vostri conti correnti. Quindi attenzione, è vero, spesa pubblica ce l'avevamo elevata, ma quella spesa pubblica è stata la fonte, è stato l'ombrello della nostra ricchezza privata. E ricordatevi che per uscire dalla crisi o si riparte dal senso del collettivo, o si riparte dalla spesa pubblica, o se toccasse ad ognuno dei piccoli imprenditori far rimettere in moto l'Italia, non ce la faremo mai. In casi del genere ci vuole una spesa pubblica responsabile ma forte. Grazie Gianluigi Paragone, grazie per avermi rivederci qua.